Questa iniziativa non è stata assolutamente organizzata per creare delle provocazioni, ma come ho detto prima, avete sentito, questo percorso era proprio il percorso ideale per partire dalla scuola, questo ponticello che unisce il centro del paese e arriva proprio alla biblioteca. E quindi ponticello, la biblioteca, che non aveva più nessun nome. Oggi era importante essere qui per dimostrare la scelleratezza di questa amministrazione comunale. Come ho avuto già modo di dire ai giornalisti, il problema non è tanto di intitolare la targa, la biblioteca a un prete, il problema è che è stata una scelta di togliere la targa a uno degli emblemi internazionali della lotta alla criminalità organizzata, che è Peppino Impastato. I messaggi che la mafia ha ricevuto oggi in Lombardia è questo: oggi all'Andrangheta, alla Camorra, a Cosa Nostra, alla Sacra Corona Unita, oggi in Lombardia è stato dato ossigeno, è stata data dal sindaco leghista, complice come Davide Boni, come Angelo Ciocca, come tutti i leghisti che oggi sono indagati in tantissime inchieste per corruzione e concussione. In Lombardia, per le relazioni pericolose con la Camorra e con l'Andrangheta, ecco, questo sindaco si allinea in questa strada. Non vuole ricordare Peppino Impastato, che era un militante, un politico con i fiocchi, come di politici adesso non ce ne sono, che ha perso la sua vita, nonostante poteva vivere una vita agiata, era figlio di una cosca mafiosa, no? I suoi parenti erano dei mafiosi, lui è andato sotto casa di suo padre, sotto la casa del boss, e si è preso beffa. Siamo venuti qui oggi per contestare da una parte il sindaco di Ponteranico, che ha scelto chiaramente da che parte stare. Peppino Impastato diceva, tra le tante cose che diceva attraverso la sua radio, Radio Out, che o sei con la mafia o sei contro la mafia. E io voglio dare un appuntamento a tutti quanti, a settembre, dovremo essere in tantissimi, perché il messaggio che deve ricevere questa amministrazione, ma l'amministrazione che verrà, è che quella biblioteca prima o poi dovrà essere reintitolata a Peppino Impastato. Grazie.